trovati ad una nuova edizione del TG di Chrome TV Cremona, centro i massaggi osservati speciali. Il recente decesso di un 76enne ha riaperto un dibattito già hot, è il caso di dirlo, Mauro Faversani. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda il centro massaggi orientali di Via Giordano, posto sotto sequestro dopo la morte di un cliente di 76 anni, vittima di un malore in circostanze ancora da chiarire. Ma anche a Cremona il rapporto con questi centri benessere è sempre stato piuttosto conflittuale. In poco tempo sono sorti ormai numerosi in città e restano aperti sino ad orari impossibili, difficilmente compatibili con una pratica che sia solo sanitaria, almeno terapeuticamente parlando. Poco più di un anno fa ne era già stato chiuso uno in via Ghisleri, al cui interno, oltre a irregolarità fiscali, venivano erogate vere e proprie prestazioni sessuali a pagamento, peraltro in condizioni igienico-sanitarie di evidente degrado. Su internet ancora oggi impazzano recensioni, richieste e consigli assolutamente espliciti, abbastanza per capire come per diverse realtà di questo tipo si possa parlare esplicitamente di prostituzione più o meno spinta, a seconda di quanto si sia disposti a spendere. Le immagini del resto parlano da sole, non richiamano alla mente professionisti della fisioterapia, quella vera, ma ben altro. Ovviamente non è possibile generalizzare che il fenomeno sia però presente e anche alquanto diffuso, è il caso di dirlo, è sotto gli occhi di tutti. Limitazioni causa smog in città scatta la polemica sul web. Sentiamo. Se non fosse una cosa triste, farebbe sorridere. Causa livelli di smog preoccupanti a Cremona, nel centro città è stato limitato il traffico dei veicoli inquinanti e sul web si sono scatenati commenti, ironici certo, ma anche in parte condivisibili, considerazioni che quantomeno suggeriscono delle riflessioni. I più si domandano il senso di chiudere il centro storico, già normato dalla ZTL, quindi con il traffico ridotto di per sé, sempre minimi termini, come se fosse lì la concentrazione massima di smog e non da tutt'altra parte. Altri si interrogano sul perché di una concentrazione sempre maggiore di smog nella nostra piccola città, concentrazione che suppongono non possa essere assolutamente attribuibile al solo traffico di auto, ma magari ad altri agenti. La concentrazione industriale? Il riscaldamento delle case? Insomma, le battute ieri e oggi sui social network si sprecavano, della serie ridiamoci su, sì, per non piangere però. 126.000 euro è il contributo per il diritto allo studio assegnato dal Comune di Cremona agli istituti scolastici cittadini per quanto riguarda l'anno scolastico in corso. L'Italia è il paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'OCSE, il servizio. 126.000 euro è il contributo per il diritto allo studio assegnato dal Comune di Cremona agli istituti scolastici cittadini per quanto riguarda l'anno scolastico in corso. Finalità dell'erogazione è l'aiuto per l'acquisto di materiali didattici. 43.125 euro vanno così alle scuole superiori, 69.000 alle elementari e medie inferiori, sia statali che paritarie, 14.000 per le scuole di infanzia statali. Resta un dato sconcertante: l'Italia è il paese che spende di meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'OCSE. In rapporto al proprio PIL. Il bruttissimo primato pubblicato dall'Istat fa scoprire che la spesa pubblica per la scuola in Italia ammonta al 4,6% del prodotto interno lordo, oltre 3 punti percentuali in meno rispetto alla Danimarca che guida la classifica. I dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo di istruzione, considerando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. E l'Italia perde il confronto con gli altri grandi paesi dell'Unione Europea, dal Regno Unito alla Francia, dal Belgio all'Olanda, passando per Svezia e Finlandia. Insomma, il nostro paese non investe minimamente sull'istruzione e verrebbe da dire che si vede. Siamo alle notizie dall'Italia, definitivo via libera del Senato di Parigi all'accordo franco-italiano per la costruzione del tunnel transfrontaliero sulla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, la TAV. In Italia il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio è già legge. Con il voto di oggi a Parigi si completa l'iter parlamentare nei due paesi e possono iniziare i cantieri del tunnel di base del Moncenisio. La ripresa economica in Italia è ancora debole, rimangono molte sacche di disagio e difficoltà. Un italiano su quattro si sente povero, quasi la metà delle famiglie non riesce a fare quadrare i conti e ad arrivare a fine mese solo una famiglia su quattro riesce a risparmiare. Ma quello che più colpisce nel rapporto Italia 2017 presentato oggi
dall'Eurispes è che c'è chi per andare avanti deve tornare indietro. Più di un giovane su 10 è stato costretto a tornare a casa dai genitori o in quella dei suoceri. Il 25,6% delle famiglie ha inoltre difficoltà a far fronte alle spese mediche. Siamo alle notizie dal mondo. In un'operazione antiterroristica a Vienna e Graz sono state arrestate 11 persone, in azione 800 agenti di polizia. Gli arrestati, di età compresa fra i 21 e i 49 anni, sono sospettati di aver aderito all'ISIS. L'APA riporta la nazionalità solo degli 8 arrestati in un primo momento: 3 austriaci con origini migratorie, 2 bosniaci, un siriano, un bulgaro e un macedone. Per gli altri 3, per i quali è scattata la custodia cautelare dopo gli interrogatori, parla più genericamente di persone dell'area balcanica. Nell'operazione sono state perquisite 2 moschee e diverse abitazioni a Graz e Vienna, ha proseguito la procura di Graz. Il sindaco di Graz, Siegfried Nagel, ha parlato di un'azione di successo da parte delle forze di sicurezza e ha detto di essere stato informato 2 giorni fa del blitz previsto. L'operazione è il risultato di molti mesi di osservazioni e non è legata all'arresto del 17enne austriaco-albanese avvenuta venerdì discorso a Vienna. Oltre 2.500 miliziani hanno deposto le armi nella valle del fiume Wadi Barada, fonte di acqua per la capitale siriana, Damasco, lo afferma il colonnello Alexander Blinkov, portavoce del Centro Russo per la Riconciliazione delle Parti Belligeranti, un organo del Ministero della Difesa di Mosca. La popolazione locale sta tornando alla vita pacifica nella valle del fiume Wadi Barada, ha detto l'ufficiale russo, aggiungendo che gli irriconciliabili che rifiutano di deporre le armi si stanno spostando nella provincia di Idlib con le loro famiglie. Siamo allo sport. Roger Federer è il primo finalista degli Open di Australia. Lo svizzero testa di serie numero 17 ha battuto in 5 set il connazionale Stan Wawrinka numero 4 con il punteggio di 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 in 3 ore e 8 minuti di gioco. Federer torna così in una finale del Grande Slam dopo oltre un anno. L'ultima fu agli US Open del 2015 e a Melbourne, dove ha vinto 4 volte dopo 7 anni. Nel 2010 batté infatti l'attuale numero uno del ranking mondiale, lo scozzese Andy Murray. Nessun dipendente o tesserato della Juventus è stato indagato in sede penale nell'ambito dell'indagine su alcune famiglie ritenute appartenenti all''ndrangheta, alle quali si contestano, oltre a reati contro persone e patrimonio, anche il tentativo di infiltrazione in alcune attività del club bianconero. Lo precisa una nota della società che comunica di aver affidato ai legali la tutela della propria onorabilità e rispettabilità. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre domani alle 20. A tutti voi una buona serata.